Non potete immaginare da quanto stessi aspettando questo momento, e cioè il ritorno dei Monkey Boys qui sul mio canale, ma soprattutto anche in live. Perché vi ricordo che questa sera ci vediamo, solito orario, solito canale Twitch, mi raccomando, quindi trovate il link in descrizione. Seguitemi, attivate la campanella non appena vado live, così vi arriva subito la notifica. E mi raccomando, ribadisco, ci vediamo questa sera perché continueremo assolutamente a divertirci con le scimmie, i monkey, finalmente tornati. E signori, mi è venuto, diciamo, una sorta di monkey hype in un certo senso, probabilmente causato dal mio stesso video che realizzai riguardo Kokusa, in cui andavo a parlare proprio dei Monkey Boys. Mi è parso di capire che anche in molti altri ho fatto tornare una sorta di monkey hype, tra virgolette, e quindi andiamoli a giocare, anche perché ho pensato una cosa. Mi sono detto, di solito la classica lineup GT era formata principalmente da tre personaggi e tre colori, quindi 17 purple, i monkey, e come giallo c'era sempre, e tuttora in realtà c'è sempre, Goku Super Saiyan 4 LF. Mi sono detto, ma perché non provare a sostituire magari il leader slot Goku Super Saiyan 4 con Kid Buu, andando ovviamente sì a perdere un pochino di possibilità di team, perché con Goku IV ad esempio ci sarebbe la possibilità di poter doppio Zenkai benciare addirittura i Monkey. Però mi sono detto, proviamo a fare questa sostituzione, soprattutto perché dal punto di vista sia del team, secondo me ne andiamo ad ottenere stabilità con Kid Buu, quindi andiamo come se andassimo ad ottenere praticamente una Endurance più un kit ovviamente sbroccatissimo in GT se vogliamo, e in più andiamo anche a poter fare un gioco di verdi sia con i Monkey sia con Kid Buu, e ovviamente poi abbiamo 17 Purple che grazie alla sua Alt Restoration, tutti gli altri grazie alla loro Alt Restoration, e in più grazie anche alla main ability di 17 Purple che va a ricaricare tantissimo comunque gli HP a tutto il team, diciamo che possiamo fare veramente dei bei giochettini. E quindi andiamo a provare i Monkey Boys in questa nuova variante del GT, ma con Kid Buu leader slottato. Raga, incredibile, parlo di Monkey Hype e ci sbucano fuori proprio i Monkey Hype contro. Allora, come vi dicevo, grazie a questo team, sì, ovviamente andiamo a perdere un pochino di dannetti e un pochino di sinergia dal punto di vista di team Z-ability, team composition in realtà se vogliamo, però d'altra parte, come vi dicevo, ne andiamo a guadagnare di instabilità, perché abbiamo comunque un personaggio che ci dà copertura tramite l'endurance, un personaggio che, ribadisco, ci permette di fare lo stesso giochettino di verdi che possiamo fare con i monkey, e anzi i monkey potrebbero addirittura, anche per dirvi, prenderci delle SM tramite magari lo switch su Goku, che potremmo sfruttare sia su di loro per la ricarica del Vanish e sia magari anche su Kid Buu, non dimentichiamolo. Allora, andiamo ad inserire subito i monconi, va bene, al di là di questo. Ok, perfetto, dovrei cercare di chiacchierare il meno possibile perché altrimenti non capisco niente, però. Allora, vediamo un pochino come gira questo team. Ovviamente vi ribadisco, ci sono tante cose in comune. L'unica cosa che forse mi manca è proprio questa possibilità, tra virgolette, di poter spammare le verdi, perché sono limitate a quelle lì che sono presenti all'interno del mazzo, ma per il resto non abbiamo possibilità, ecco, di pescarle in modo artificiale, mettiamola così. Il che sarebbe davvero fantastico, ve lo dico, fantastico. Ovviamente possiamo fare anche il gioco di Rising Rush. Eccolo qui, perfetto, vedete? Abbiamo fatto uscire Kid Buu, abbiamo fatto entrare i Monkey, quindi Kid Buu presente in panca con 10 counts, ma visto che i Monkey abbassano, vedete quando vi dico la varietà del kit e tutto il resto che secondo me è assente in parte su Gokusa? Cioè, i Monkey appena entrati, Kid Buu appena uscito, mi fanno di nuovo rientrare Kid Buu e io lo lancio sotto Rising Rush, ed ecco la stabilità di cui vi parlavo. Quindi abbiamo guadagnato un personaggio che, boom, ci fa sopravvivere a Rising Rush. Tanta roba, ragazzi. Tanta roba, veramente. Adesso però che iniziamo a giocare, iniziamo a giocarcela seriamente. Allora, più ho sbagliato, dovevo tappare la SM, ma ho sbagliato ho tappato per sbaglio la Blast. Questa è una cosa che fanno anche i Monkey, bene o male. Recupero Vanish con la SM. Quindi come vedete, ci sono tutte queste robine in comune. Allora, qui vabbè, sto facendo giocare più gli altri che loro. Ma va bene, va benissimo. Io direi che potremmo anche rushare volendo. Anzi, sapete che vi dico? Rushiamo, perché altrimenti poi non lo facciamo mai. Qui ovviamente i Monkey allo switch c'hanno sempre la nullifica del cover, insomma. Quindi o switchate da Goku a Vegeta o switchate da Vegeta a Goku,
C'avete sempre la nullifica, ovviamente sempre che il nemico abbia tre personaggi in, insomma, ancora in vita. D'ora in poi non avremo più l'anticover agli switch, ma non è un problema. Ci siamo levati comunque già di mezzo un personaggio. Ok, perfetto. Bellina anche questa mini sfida interna fra Goku e i Monkey. Ok, perfetto. Ok, questa la teniamo, questi colpi li teniamo non benissimo, quindi meglio evitare. Possiamo rifare di nuovo il gioco di Verdi, questa cosa mi piace tantissimo, per questo avevo pensato al team. Ho detto, cavolo, devo provarlo assolutamente, perché mi può permettere di fare robe veramente, veramente interessanti. Proviamo a vedere. Belli Monkey, belli Monkey, belli. Ok. Ok, qui posso provare ad andare di nuovo di Monkey. E poi magari all'occorrenza riswitchare di nuovo su 17. Vediamo un attimo. Ecco qui. Sono molto belline queste rotazioni, come vedete. Raga, secondo me ci stanno veramente un botto. E dovete considerare che io questo match, raga, non l'ho praticamente giocato. Nel senso. Nel senso. Ok. Nel senso, sto chiacchierando tutto il tempo. Cioè, mi sto concentrando più a spiegarvi il team che a giocare. Detta come va detta, ok? Però, come vedete, stiamo andando alla grandissima, secondo me, non alla grande, alla grandissima. Detto questo, vai Kidozzo, che ragazzi, ancora c'è chi lo ritiene mid, sto personaggio. Cioè, letteralmente, personaggio, allora, un po' voglio di più forte del gioco, ma top 2 probabilmente. E c'è chi ancora ritiene che sia un personaggio da buttare, questo qui, mid. Vabbè, vabbè, dico, ok. Buona la prima, prossima. Prossimo match, questo qui ce lo giochiamo. Senza chiacchierare troppo, ok? Allora, un po' di laghettino, ma non è un problema. Come vai, Monkey. Perfetto, va benissimo. Va benissimo. Mi sa che me la blocca. No, non me l'ha bloccata in realtà. Recupero Vanish. Top. Fa malino questa. Questa fa malino, indubbiamente. Giochino di Verdi, ovviamente, abbiamo l'anticover e tutto il resto, possiamo andare belli dritti. E possiamo magari anche riswitchare volendo dopo su Goku, anche se, dico la verità, forse potrebbe non convenirci troppo avendo Goku dall'altra parte. Però, vabbè, consideriamo. Abbiamo già quasi in realtà... In realtà abbiamo l'RR, eccolo qui, perfetto. Che io potrei anche pensare di lanciare, sapete? Infatti ci provo pure. Ci provo pure. Sono andato, allora, proprio... Come, non so come dire. Filo filo, nel senso... Ci è mancato poco, effettivamente, che mancassi l'RR, però... Allora, quanto manca hit che ci può time skippare? Non ho fatto caso a quanti timer count siamo. Lui si è fatto una verde, quindi sicuramente sarà più vicino. Può quasi time skippare. Quasi time skippare, devo levare subito i Monkey, perché altrimenti ce li perdiamo. Mettiamo 17, non è un problema. Eccolo qui, perfetto. Allora, se non ci lancia ulti, 17 ce la tiene. Se ci lancia ulti, bisogna capire un attimo. Questa è SM. Vediamo un attimo. Non ci ha lanciato la ulti, perfetto, questa la tiene. La tiene e non solo. Io posso provare a farmi poi una bella recoverina. Però sapete che vi dico, ce la facciamo dopo. Ce la facciamo fra poco. Perché avevamo un pochino di nerf. Fermi, aspettate, mi devo concentrare un attimo. Ok, perfetto. Allora, potrei fare un po' di giochini di Vanish, per dirvi. Roba del tipo. Esattamente. Questi sono i giochini che intendevo, vedete? Questi sono i giochini che ci permettono di fare i Monkey, signori. Poco da dire. Cavolo, c'è Jiren ancora non trasformato, quindi devo andare di Blast qui. E torniamo su Goku, ci riprendiamo il Vanish, lanciamo questa bella bottarella, che non sarà... super mega potentissima, però. Peccato che mi ha distrutto di nuovo la SM. È un bel giro, come vedete, di una bella ciclata di SM sto team. Penso quello che mi avrebbe fatto più piacere erano forse le verdi, però per il resto ci siamo abbastanza. Ok, allora qui stiamo tenendo man mano. Peccato non avere una SM, perché questo Jiren ce lo portavamo a casa, raga. Ecco, le SM che potrò, comunque al di là del recupero Vanish, eccetera, possono servire anche con Kid Buu, ad esempio, per farci letteralmente una kill, ok? Allora, mettiamo un attimo 17. Attiviamo la recovery. Sto su tutti, o meno su di lui, ma va bene. Vai, Monkeys.
Eccoci qui, perfetto. Giren. Oddio, in questo caso devo andare di strike. Perfetto. Ok, a posto. Non c'è il time skip, ma noi abbiamo ovviamente la Blast Armor. E quindi, signori, ci siamo portati a casa il secondo match. Vai col prossimo. Terzo match. Vi dico una cosa, ragazzi. Allora, con questo team di sicuro mi ci potrò e ci si potrà divertire. Nel senso, se avete la possibilità, dategli per l'appunto una chance. L'unico limite, io ve lo dico, per esempio per quanto riguarda me, sono le stelle, che purtroppo rimpiango un pochino. Non è che... Allora, io non ho nessun rimpianto, ok? Però al ritorno dei Monkey, se non vado errato nel... Anzi, non se non vado errato, è così. Nel banner degli Zeta Boys, mi è dispiaciuto non aver praticamente trovato mezza copia di loro. Quando invece c'è chi è riuscito magari a portarseli a stelle rosse e tutto il resto, ok? Però devo un attimo giocare perché altrimenti poi facciamo fare di tutto e di più al nemico. Però noi con gli HP possiamo tranquillamente un minimo recuperarli con 17. Che fa partire a breve anche la main, però voglio dire... scusate, non la main, la unique della recovery. Ma a priori comunque non riusciremo a vederla. Non siamo riusciti a vederla in realtà, perché eravamo quasi full HP. Dicevo, non è un rimpianto perché io ci ho provato in realtà, però mi dispiace a dirla tutta di non essere riuscito a trovare mezza copia dei Monkey all'interno del banner degli Z. Anzi, quasi mi avrebbe fatto più piacere trovare una copia in meno degli Z, ma qualche copiettina in più dei Monkey. Vabbè, comunque non è un problema. Però vi dico, con i Monkey a stelle più alte e magari anche con un bel kit blu a una stella rossa, ragazzi, con sto team, secondo me, cioè, se poteva proprio fare il gran divertimento, ma proprio il gran divertimento. Non che così non ce la si faccia, attenzione. Certo, avremo molte più difficoltà dal punto di vista dei metateam sbroccati a livello di stelle e tutto il resto, però potremo, come sempre, counterarli con le possibilità che ci danno questo, che ci dà questo team, per l'appunto. Che secondo me ci dà veramente delle gran belle possibilità. Allora, detto questo, iniziamo a giocare perché iniziamo praticamente a fa niente. Goku. Perfetto, stiamo più parlando che altro. Guardate che, cioè, che bella cosa. Lancia la SM, si pesca le carte, si ridà il vanish. Cioè, veramente spettacolare, raga. Veramente un kit spettacolare. E a me... Cavolo, qui ho rischiato. Vabbè. E a me quello che ulteriormente... Non so perché con sti Monkey io ho molti rimpianti. Quello che a me dispiace ancora di più è di aver pullato questa carta e poi di averla giocata molto poco. Il problema non è stato con Jetta Ultra. UGB da un lato è stato incredibile, perché comunque sono riuscito a pullarlo in tante copie, a dirla tutta. Però poi d'altra parte il problemino è che mi ha veramente affossato questi Monkey, perché poi non li ho proprio giocati più. Anche se c'è chi ha continuato a giocarli tramite il GT e chi continua tuttora a giocarli, ragazzi, io vi giuro, quando manchi a PGT stellati con i Monkey, mi fanno veramente... Voi non avete idea che cosa mi combinano ogni volta. Ragazzi, io direi che può bastare qui. Mi sono divertito tantissimo a giocare questi Monkey, anche se ho più chiacchierato che altro. Ma avete visto che comunque a livello di meccaniche, anche non stare sul pezzo, ma ci permette comunque con questi personaggi di poter trovare sempre una via di uscita. Tanta roba veramente. Continuerò a giocarli, è una promessa, almeno fino alla seconda parte dell'anniversario, ok? Detto questo, mi piace, commenti, iscrivetevi, condividete, ci vediamo questa serie live, mi raccomando non mancate, e quindi vi do appuntamento al prossimo video.